L'apertura del nostro notiziario oggi ci porta a parlare di crisi di governo e di quelli che sono gli scenari sul panorama politico anche regionale con un ospite che oggi abbiamo in studio, che è il deputato pentastellato e sottosegretario di Stato ai beni e alle attività culturali Gianluca Vacca, che salutiamo e che ringraziamo insomma per essere intervenuto. Buongiorno. Nel corso di questo nostro TG8. La crisi di governo insomma è stata ufficializzata dal Premier Conte, adesso si aprono i momenti appunto delle consultazioni. Questa è la seconda giornata delle consultazioni dei big politici dal Presidente della Repubblica Mattarella, ma insomma potrebbero esserci scenari anche a livello regionale? Ma come abbiamo sempre detto, ovviamente le questioni politiche nazionali sono divise dalle questioni poi locali e regionali, quindi così come c'era stato un governo che aveva unito due forze diverse, che soltanto in base a un accordo appunto sottoscritto l'anno scorso hanno provato insomma a portare avanti un governo che ha fatto a nostro avviso tante cose buone finché è rimasto in carica, però questo era un discorso diverso invece dalle questioni locali, dove c'erano altre alleanze, altre dinamiche, quindi sono scenari completamente diversi. Non credo che abbiano poi ripercussioni, le vicende nazionali abbiano ripercussioni poi sulle vicende abruzzesi. Poi sentiremo anche un sondaggio che ha realizzato la nostra collega Giulia Demundo con gli abruzzesi, che comunque in qualche modo si dicono preoccupati per l'instabilità politica che sta vivendo l'Italia. Ma intanto, dicevamo, ieri c'è stata la prima giornata di consultazioni con il Presidente Mattarella e le autonomie, i gruppi misti di Camera e Senato e l'EU sembrerebbero appoggiare un eventuale governo di legislatura Movimento 5 Stelle PD. Oggi seconda giornata di consultazioni con Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, che ha detto di tornare al voto. Il segretario del PD Nicola Zingaretti, che invece ha detto no a un Conti bis, ma comunque si è aperto alla possibilità di un governo giallo-rosso rispettando 5 punti programmatici che sono stati individuati dal PD. E poi intanto c'è anche Matteo Salvini, che nel frattempo parla già di inciucio tra i 5 Stelle e il PD e ha lanciato il suo diktat a Berlusconi, che dovrebbe essere ancora in consultazione con Mattarella, dicendo insomma non andare col centro-sinistra, altrimenti lo scenario possibile è quello di una spaccatura con il centrodestra. Ma insomma la domanda è possibile realmente avere un nuovo governo giallo-rosso? Allora, ricordiamo che noi siamo in questa situazione in pieno agosto, con una crisi di governo che non si era mai vista in Italia in pieno, appunto poco prima di Ferragosto, a causa di un comportamento del tutto irresponsabile di uno dei due delle due forze politiche che aveva sottoscritto questo contratto di governo, cioè ovvero la Lega di Salvini. L'altro giorno il Presidente del Consiglio Conte ha elencato tutte le responsabilità del Ministro degli Interni Salvini, che ha deciso di staccare la spina. Quindi se c'è un responsabile di questa crisi che rischia di gettare, ricordiamolo, gli italiani in una situazione particolarmente pericolosa, perché noi abbiamo la legge di bilancio da approvare, quindi il bilancio dello Stato, abbiamo la clausola di salvaguardia dell'IVA, dell'aumento dell'IVA che incombe, abbiamo una serie di provvedimenti sui quali stiamo lavorando, abbassando le tasse, che rischiano di saltare proprio a causa di questa crisi di Ferragosto, che è stata lanciata, ricordiamo, da uno stabilimento balneare, questo perché bisogna far comprendere bene agli italiani quella situazione. E quindi c'è questo problema. Di fronte a questo, cosa dice la Costituzione? La Costituzione dice che bisogna valutare se ci sono altre possibilità di accordi tra le forze politiche per formare un nuovo governo. Quindi il Presidente della Repubblica adesso, al quale noi ovviamente stiamo riconoscendo un grandissimo senso appunto delle istituzioni, al quale abbiamo affidato la guida di questa fase appunto delicata come prevede la Costituzione, sta facendo le consultazioni. Adesso vediamo se ci sono i presupposti di un accordo con altre forze politiche, in particolare il Partito Democratico, per mettere in piedi un accordo appunto di programma per formare un governo. Certo è una cosa, noi non vogliamo farci dettare abbiamo sentito il segretario Zingaretti che già parla di condizioni eccetera, certo non ci facciamo dettare le condizioni dal Partito Democratico, e ovviamente metteremo dei paletti come eventualmente come la non presenza di personaggi ai quali noi diamo la responsabilità di aver fatto provvedimenti dannosi per gli italiani, come Renzi, come appunto tutti i renziani, come la Boschi. Cioè, è impossibile fare un governo 5 Stelle con figure come Renzi, questo mi sembra scontato. Per il resto vediamo, ci sono vari scenari, c'è ancora l'opzione voto. Noi
sappiamo che l'opzione più pericolosa per gli italiani, quindi vediamo se è possibile scongiurarla, però sono ore, insomma, dove ci sono cambiamenti continui, quindi attendiamo le consultazioni di oggi pomeriggio e domani sapremo già di più. Tra l'altro lei è in partenza per Roma perché alle 16 le consultazioni, dopo quelle, le ultime insomma, di Mattarella con Berlusconi, riprenderanno alle 16 con la Lega, poi alle 17 toccherà il Movimento 5 Stelle, esatto. Quindi siete tutti precettati a Roma. Insomma. Assolutamente sì, quindi saremo oggi pomeriggio per seguire le consultazioni, dopo ci riuniremo con Luigi Di Maio e faremo il punto appunto su quanto è emerso dalle consultazioni e il da farsi. Sottosegretario, ma è vero che metterete al voto sul Rousseau la possibilità di un governo giallorosso? Ma tutte le scelte strategiche che noi abbiamo preso in questi anni le abbiamo sempre ovviamente sottoposte poi al voto della nostra piattaforma, che è quella che noi, con la quale consultiamo appunto i nostri iscritti, quindi credo che sicuramente anche questa decisione, poi quando avremo un quadro un po' più definito, poi sentiremo il parere dei nostri iscritti e quindi sottoporremo la decisione poi alla piattaforma Rousseau e a tutti i nostri iscritti. Qualcuno vi accusa di esservi accorti forse un po' troppo tardi, insomma, di questo alleato che avevate al governo, che oggi insomma vi ha un po' scaricati, dando effettivamente l'avvio a questa crisi di governo. Voi cosa rispondete a chi dice questo? Ma noi ci siamo accorti tardi, è ovvio che c'erano delle cose che non, ripeto, sono state due forze completamente diverse che si sono unite intorno a un contratto di governo e hanno cercato di fare il bene dei cittadini. Abbiamo fatto tanti provvedimenti importanti in poco più di un anno, ricordiamo, da reddito di cittadinanza, quota 100, insomma abbiamo fatto delle cose, abbiamo iniziato a abbassare le tasse, insomma anche per l'Abruzzo, nel mio settore, beni culturali, in questi mesi sono arrivati dei fondi importanti per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, abbiamo lavorato per la ricostruzione all'Aquila, abbiamo lavorato per rendere la sovrintendenza all'Aquila fissa e non più transitoria, visto che è in scadenza, insomma tante cose che importanti soltanto in pochi mesi. Quindi finché c'erano le condizioni noi siamo andati avanti, certo poi non potevamo immaginare che in pieno Ferragosto, anzi poco prima di Ferragosto, un ministro dell'interno da uno stabilimento balneare dicesse, staccasse la spina, non si capisce poi per quale motivo, perché non ha spiegato i motivi per cui ha deciso di staccare la spina, sono ancora oggi del tutto insomma oscuri e quindi insomma, questo non potevamo di certo prevederlo. Sottosegretario, ci fermiamo un attimo con le domande perché in realtà vorrei mostrarle e mostrarlo ovviamente anche ai nostri telespettatori il sondaggio che è stato realizzato oggi dalla nostra collega Gigliola Edmondo, che ha intervistato un po' i cittadini chiedendo insomma di fare un'analisi anche di quella che è l'attuale situazione politica e i cittadini si sono detti un po' preoccupati per questa instabilità politica che serpeggia a livello nazionale. Sentiamo. Mentre a Roma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi riceve i leader delle principali forze politiche, anche in Abruzzo i cittadini al TG8 parlano dei possibili esiti delle consultazioni al Quirinale. In molti preoccupati per il futuro del Paese contestano la crisi di governo aperta da Matteo Salvini ed auspicano un nuovo esecutivo composto da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Una delusione perché Salvini probabilmente ha creato questo contenzioso a livello nazionale, nessuno se l'aspettava. Me l'aspettavo. Perché? Non lo so, perché continua sempre a litigare. L'Italia dalle guerre di indipendenza ad arrivare adesso è sempre stata una confusione unica. Non mi pronuncio, non so che cosa dirle. E cosa pensiamo? La crisi sta, se lei vuole sapere chi è la colpa, di Salvini, di chi è la colpa? Salvini, c'è un proverbio sia che dice chi troppo vuole non che, no, la presunzione è andata a cavallo e tornata a piedi. Sinceramente una volta ero di sinistra, con l'ultima votazione ho votato Movimento 5 Stelle. Io sono per una legge che dia il 50% a chi vince le elezioni, che governi per 5 anni sia nel bene che nel male. Così sarà sempre un continuo mettersi d'accordo, un rincorrere le poltrone e così via. Quindi adesso ci sono questi, domani ci saranno quegli altri e alla fine sarà sempre così. Spero che Mattarella sia veramente profondo nel conferire un nuovo governo, però con questi partiti così divisi.
No. È uno schifo. Che gli devo dire? Niente, non ci sono parole. Ha ragione, è proprio uno schifo. Fondamentalmente non ci penso. Non mi interessa più di tanto, perché l'unico pensiero sarebbe quello che ognuno pensa alle proprie tasche. Spero che Mattarella prenda le decisioni giuste e porti gli italiani alle votazioni. Quindi non pensa che sia possibile un governo PD 5 Stelle? No, non sono d'accordo neanche. È problematico, guarda, io ho votato Salvini, però non lo so, vediamo un po' Di Maio, quello che se riescono a mettere d'accordo tra di loro, ma penso che sarà difficile, speriamo bene. Però lei sarebbe favorevole a un governo PD 5 Stelle? Sì. Semplicemente penso che tutti i governi sono buoni solo se si fanno gli interessi degli italiani. PD 5 Stelle, un po' difficile. Perché? Perché sono le aspettative di programma, da quello che si dice, sono diverse, completamente diverse. Penso di sì, perché i numeri ci sono e quegli altri non si mettono d'accordo, per cui non vedo perché non ci possa essere, anche perché non possiamo andare sempre alle elezioni, ci sono delle cose da risolvere. Secondo me si fa, ma io sto qua, però se no, non stengo là. Sottosegretario Vacca, in un tweet proprio, un commento a quanto abbiamo appena ascoltato? No, è interessante, perché spesso poi, anzi quasi sempre, i cittadini sono più saggi di chi poi fa politica, perché giustamente dicevano non si può andare al voto ogni anno, e questo è il problema, perché la Costituzione prevede che si torni al voto a determinati, la legislatura abbia una durata, perché se rincorriamo i sondaggi ogni volta dovremmo andare al voto ogni 6 mesi, cose improbabili. Ripeto, capisco la preoccupazione dei cittadini, vediamo se ci sono le condizioni, se siamo nelle mani di Mattarella, se ci sono le condizioni di continuare ad andare avanti, di formare un nuovo governo, e noi stiamo lavorando per dare tranquillità e risolvere i problemi. E ne sapremo di più sicuramente oggi pomeriggio dopo le altre consultazioni. Grazie al sottosegretario del Movimento 5 Stelle Gianluca Vacca.